un'inquietante pulcinella dei nostri tempi, col volto sfigurato e lo sguardo attonito. Non riesce più a urlare né a sorridere. È deluso, sfinito. La collera per ciò che vede attorno a sé gli stringe la gola, gli serra le labbra. È una delle 24 immagini che l'associazione culturale Jukebox, fino al 10 febbraio, espone gratuitamente a Napoli in una mostra fotografica che ha per protagonista la rabbia. Quella di chi ha scattato le fotografie, quella dei soggetti fotografati e quella da suscitare in chi guarderà le foto. Com'è nata l'idea di questa mostra fotografica e perché il titolo Scatti di rabbia, 24 immagini per non morire? Allora, l'idea di Scatti di rabbia nasce appunto dal gioco di parole Scatti di rabbia, perché lo scatto di rabbia sia la reazione, quindi la reazione che abbiamo rabbiosa semmai a un comportamento, a una situazione, e lo scatto è appunto il gesto della fotografia. Quindi mi sono appoggiato a questo gioco di parole per dare un progetto per creare una mostra collegata appunto a questa rabbia così sentita, così manifesta, così a volte sopita e soffocata, ma così maledettamente percepita che viviamo in questo momento storico qui a Napoli. In un vecchio garage del Vomero, trasformato in uno spazio caldo e accogliente, c'è la rabbia sfogata dai tifosi del Napoli dopo una vittoria, ma anche la rabbia di chi li vede esultare in sella ad un motorino in tre e senza casco. Così come fa rabbia questa giovane pancabestia, la cui bellezza appassisce tra la polvere, l'alcol e le droghe. Impossibile non indignarsi di fronte a questo che non è un passo di danza, ma uno scippo immortalato in una stazione della metropolitana. Non mancano nemmeno i bambini, quelli messi a tacere da genitori incapaci di ascoltare, quelli che giocano con le pistole per sentirsi forti e spavaldi come i grandi, e quelli che proprio non riesce a comprendere come possono essere finiti dietro le sbarre. Non stupisce però che in piena emergenza rifiuti sia una foto in particolare a far arrabbiare più delle altre. Il reportage di Maria Di Pietro su Taverna di Re, la discarica di Giuliano. Siamo proprio in questi tempi. E lei, e vedere questi due cagnolini, quindi la vita, no? Con dietro nello sfondo le ecoballe, poi il contorno, vedere come crescono i peperoni che noi andremo a mangiare, che i nostri figli andremo a mangiare, che crescono dietro la discarica, ti fa una rabbia enorme, soprattutto l'impotenza di risolvere questo problema che non si riesce. Ma la mostra offre anche un buon motivo per sorridere. Sì, perché tutte le opere esposte sono state raccolte in un calendario dalla cui distribuzione si ricaveranno i fondi per finanziare corsi di avviamento alla fotografia destinati ai giovani delle periferie disagiate di Napoli. Giovani come questo, spesso arrabbiati perché nessuno dà loro un'opportunità.